Ciao amici ricaricatori, benvenuti sul Bunker Wild. Nella puntata di oggi vedremo l'assetto che vi ho già presentato in un post 1,19 grammi in piombo 9 caricato con BP103. Assetto realizzato e bancato dal Trio Big. La BP103 nel calibro 410 con assetti da 19 grammi è una polvere capace di regalare delle ottime prestazioni, come nel caso di questa cartuccia. Prima di vedere insieme l'assetto completo e i valori di banco, questa volta la proveremo in placca e lo faremo ad una distanza di 30 metri con il mio fucile Rizzini e strozzatori full interni e esterni della Gemini. Prima vediamoci insieme questa prova in placca per ritrovarci dopo per discutere dei valori di banco e per vedere l'assetto nella sua completezza. A dopo! Allora, eccoci pronti a caricare la 19 grammi. Bossolo della Fiocchi non svasato, con innesco 615, guardate bene, non 615. Bossolo 76. Non mi ricordo se l'avevo detto. Polvere BP103, 1 grammo e 20. Borra, un LB39. In questo assetto si è usata una borra LB39 rossa che è stata prodotta, diciamo, in qualche lotto di questo colore, però praticamente è una LB. Un LB39 potete utilizzare tranquillamente anche la borra trasparente. L'unica cosa che vi dico è che in fase di bancatura questa LB39 è risultata avere qualche bar in più, ok? Un leggero aumento dei bar. 19 grammi di piombo 9. Per la chiusura, un dischetto trasparente della SIARM. Usiamo il dischetto SIARM perché è più spesso confronto al dischetto Domonaco e ci permetterà di chiudere ad una giusta quota. Eccoci con la cartuccia. Passiamo alla pressa per chiuderla ad una quota di 73. 72, 8, 73, questa è la media dell'altezza rilevata durante la preparazione delle cartucce che si sono utilizzate per la bancatura. Procediamo con la chiusura. Ecco la cartuccia orlata. Finita. Adesso andremo a vedere insieme i valori di banco. Avete visto la prova di rosata, anche se non mi ero reso conto che avevo messo l'action cam bassa, però poi ho provveduto a farvi vedere nell'insieme la rosata. Avete visto il caricamento della cartuccia, quindi non ci resta che vedere i valori di banco. Prima però vi dico che alla fine del video vi mostrerò anche le prove fatte in placca della cartuccia da 18,5 grammi che vi ho presentato nel video precedente. L'assetto con cuvette e borrafeltro. L'ho sparata a una distanza di 15 metri con strozzatura cilindrica e a una distanza di 27 metri con strozzatore, una stella strozzatore interno. Allora, questa volta con il certificato di banco davanti che vi mostrerò in parte su una schermata, vediamo insieme i valori di questa carica. Come vedete sono stati esplosi 4 colpi, i valori medi per quanto riguarda il tempo di canna è di 2700 microsecondi, la velocità di 391 metri al secondo e la pressione di 891 bar. Normalmente in una bancatura vengono dati questi tre valori, tempo di canna, velocità e pressione, che rendono l'idea di come si comporta questo assetto. Solitamente nelle bancature avremmo una velocità rilevata ad 1 metro e una velocità rilevata a 2 metri e mezzo. Cosa ne consegue? La differenza
tra i valori che noi andremo a misurare, poiché nel momento in cui la massa borropallini, uscendo dal vivo di volata, subirà l'impatto con l'aria, che tenderà a frenarla man mano che avanza. Quindi, se misuriamo la velocità a 2,5 metri, avremo un determinato valore, se la misuriamo a 1 metro, avremo un altro valore, se la misuriamo a 0,5, ne avremo un altro. Solitamente queste differenze variano, non si possono identificare in tot metri al secondo, poiché variano in base alla numerazione del pallino. Poiché un pallino più grande e più pesante tenderà a rallentare meno confronto ad un pallino più piccolo e più leggero. Allora, perché vi ho detto questo? Perché quando si parla di velocità si deve anche dire come questa velocità è stata misurata, poiché la velocità si può misurare esclusivamente nel momento in cui la massa borropallini è uscita dal vivo di volata e andrà ad impattare contro la placca oppure passerà attraverso delle fotocellule tra un primo punto e un secondo punto, le quali rileveranno il valore medio della velocità. Molte volte in alcune cariche viene riportata una velocità V0, cioè la velocità che dovrebbe avere in teoria la massa borropallini all'uscita dal vivo di volata. Non è una velocità che si può misurare, ma è una velocità che si dovrebbe calcolare in base ad un riferimento certo, quindi avendo una V1, una V0,5, una V2,5 e considerando anche la numerazione dei pallini. Quindi si tratta di un calcolo approssimativo che molte volte viene riportato per enfatizzare le prestazioni di quella carica. Quindi diciamo che è qualcosa di cercato per rendere quell'assetto magari più appetibile agli occhi del ricaricatore. Allora, ritornando a questo assetto, noi qui abbiamo una velocità che è stata misurata a 2,5 metri dal vivo di volata, con una media di 391 metri al secondo. Se ipoteticamente fosse stata misurata ad 1 metro dal vivo di volata, dovrei aggiungere più o meno intorno ai 10 metri al secondo, quindi avrei una carica con una velocità ad 1 metro di circa 400 metri al secondo. Considerate anche cosa che io questa velocità la sto misurando su canna cilindrica. La stessa carica utilizzata con una strozzatura full subirebbe un aumento delle velocità, un aumento sempre intorno ai 10-12 metri al secondo e sarei già arrivato a 410 metri al secondo di V1. Quindi se io vi volessi presentare la velocità di questo assetto considerando la V0, considerando l'utilizzo di una canna full, vi direi che questo assetto ha una V0 intorno ai 420 metri al secondo, quindi farebbe magari un figurone confronto alla realtà dei fatti, cioè alla realtà di una velocità misurata con sistema di fotocellule e di sensori alla distanza di 2,5 metri che corrisponde a 392 metri al secondo. Parliamo della stessa carica, ma la presentiamo in un modo diverso. Questo per chiarirvi questa situazione, perché lo leggo spesso, cioè viene indicata una velocità carica da 400 metri al secondo, carica da 390 metri al secondo. Sì, ma cosa? Dove? Cioè, come è stata calcolata questa velocità? Come è stata misurata questa velocità? A quale distanza? Cioè, queste sono domande che non vi dovreste porre, perché logicamente in fase di presentazione di un assetto dovrebbero essere descritte in modo corretto, però ho notato che questo molto spesso non avviene, magari per fare bella figura su una carica da 18-19 grammi. Comunque, qui parliamo di 19 grammi spinti a V2,5, cioè ad una distanza di 2,5 metri dal vivo di volata a 391 metri al secondo. Carica molto performante, però come avete visto dalla prova di rosata, questa abbia un buon over a 30 metri, si comporta benissimo con una rosata non solo stretta ma ben distribuita. Questo assetto che vi ho presentato nella massima tranquillità, senza fuochi d'artificio e senza dire 430-440 metri al secondo, è un assetto che vi invito a caricare e a provare, poiché ha tutte le caratteristiche per essere un ottimo assetto da utilizzare a caccia. Adesso vi lascio alle prove di rosata della cartuccia con feltro da 18 grammi e mezzo che vi ho presentato nel video precedente, anticipandovi che sono delle ottime rosate.
Vi anticipo anche i prossimi due video. Uno sarà dedicato a una cartuccia in calibro 28 con polvere S4, mentre l'altro è una cartuccia che mi sono dimenticato di fare, che vi avevo già anticipato, ed è una cartuccia da tiro in calibro 12. Quindi vi do appuntamento ai prossimi video sul bunker, dove con la massima onestà e trasparenza vengono presentati assetti nel migliore dei modi. Ciao e alla prossima!